questo punto si cambia argomento, però si resta sempre in ambito egizio. E allora io a questo punto pregherei l'ingegner Fiorini di venire al palco. Allora, l'ingegner Fiorini, l'architetto Fiorini è l'autore di un libro, edito quest'anno, che sta facendo molto parlare di sé, perché praticamente lui ha suggerito in maniera estremamente pragmatica i criteri di costruzione che avrebbero praticamente portato alla costruzione della grande piramide di Cheope. Ed è su questo che lui ci intratterrà adesso. Innanzitutto il dottor Pinotti, che mi ha gentilmente invitato a questo bellissimo simposio. Per seconda persona vorrei ringraziare un carissimo amico e anche studioso di Vaglia, con cui siamo concittadini, che è Diego Baratono, che è quello che ha permesso il contatto con il dottor Pinotti e che anche oltretutto in qualche maniera collaboriamo. Allora, io dico rapidamente chi sono. Io non sono un egittologo, non sono uno storico, non sono un geroglifologo, per niente proprio, ho capito niente prima. E poi non sono neanche un archeologo, io sono architetto. Ho 63 anni, dall'età di 7 anni io mi interesso della Grande Piramide. Credo nella mia vita di aver letto, non dico tutto quello che c'è, perché sono 280 anni quelli di egittologia moderna, ma tantissimo su questo edificio. È un edificio che mi ha affascinato da quando sono bambino. E diventando architetto, naturalmente il mio senso di interesse è cresciuto ancora per riuscire a capire come questo edificio potesse essere stato costruito. Allora, sappiamo tutti benissimo che di teorie di costruzione della Grande Piramide ce ne sono tantissime. Io ne conosco più di 100, ma forse ce n'è di più. Quello che però in tutti questi anni mi ha stupito è il fatto che tutte queste teorie costruttive mai affrontavano dei problemi che per me, che andavo tutti i giorni, come continuo a fare adesso, in cantiere, erano alla base della costruzione. Questo è il più grande edificio che l'uomo abbia mai costruito, il più alto, fino al 1930, quando è stato fatto l'Empire State Building. Era il più alto, il più grande. Adesso vedremo brevemente alcune misure proprio in maniera estremamente semplice. Tutti si sono chiesti dall'antichità, perfino Vitruvio e poi fa anche prima, lo stesso Erodoto, come è stato costruito una cosa di questo genere. I romani, che hanno costruito ponti, che hanno costruito teatri, che hanno costruito strade in tutta Europa, non riuscivano a capire come gli egizi avessero fatto. Teniamo presente che gli egizi non, a quel tempo non conoscevano la ruota col mozzo, non conoscevano il ferro, probabilmente con la matematica eravamo alle 4 operazioni e forse neanche. E come hanno fatto a fare una cosa di questo genere? Anche perché, non avendo nessun tipo di attrezzo, come facevano a spostare massi di quel genere? È quella domanda che credo si siano fatti un po' tutti. Ecco, quello che voglio dire, le teorie, tutte quelle che ho letto, non hanno ancora affrontato, è stato alcuni problemi alla base, che sono soprattutto quelli del tracciamento. Adesso vediamo. Intanto alcune piccole informazioni. Quel che voi vedete sullo schermo è il delta del Nilo con la posizione di El Giza. Questa, io sovrapposto a questa, come vedete, la posizione della piramide. Se voi prolungate gli spigoli della piramide, avete una linea ideale che copre completamente il delta del Nilo, e l'asse nord della piramide è perfettamente al centro del delta. Sarà casuale, però. Questa è una, alcune misure che dicevo prima. Pensate, il lato di base è 230-38, l'altezza finita era 146, oggi è 137 perché è scapitozzata. Il volume è di 2,7, quasi 3 milioni di metri cubi, il peso è circa 7 milioni di tonnellate. 7 milioni di tonnellate vuol dire la popolazione di tutta la Germania e di tutta l'Olanda messa assieme, e circa 3 milioni di blocchi. Naturalmente queste sono, non è che uno li abbia contati, sono dei calcoli. Come altezza, come dicevo, abbiamo, ecco, io sono torinese, quindi ho messo la Mole Antonelliana, c'è la Tour Eiffel, però la Grande Piramide era più alta del Tirellone, più alta del Big Bang.
Ecco, questa è una cosa pazzesca. Io ho disegnato la piramide, tutti questi sono tutti i corsi, quelli attuali, con tutte le misure, sono perfettamente in scala, tutti misurati. Naturalmente c'è la parte mancante, quello che voi vedete i numeri sono il numero del corso, ecco, vedete quanti ce ne sono. Quello che voi vedete in basso a destra, che è questo, è un uomo di 1,80 m. Guardate l'enorme disparità di proporzione. Questa fotografia è incredibile. Voi pensate che quelle persone laggiù vicino alla prima rampa sono l'altezza degli operai egizi. Guardate il mostro che avete davanti. È una cosa enorme quello che hanno saputo fare. E non avevano nulla, neanche un carretto, neanche una carriola. Non avevano niente. E come hanno fatto? Ecco, questo è il busto di Ankhaef e questo è l'architetto della Grande Piramide. Non parliamo adesso di progetto perché ne parlerò forse un'altra volta se dottor Pinotti avrà la bontà di invitarmi. Questo invece è un genio, questo è Miuno, quest'uomo è un genio e forse uno dei figli, uno dei 100 figli che si dice di Cheope. È un genio perché quest'uomo ha saputo prevedere operazione per operazione. Non c'erano i computer, non poteva fare dei programmi, non poteva fare niente, però lui sapeva che se si fosse sbagliato non avrebbe più potuto tornare indietro. Voi pensate che sbagliandosi di un solo grado la differenza dell'inclinazione degli spigoli, un solo grado, la differenza alla punta sarebbe di 5 metri, quindi la piramide non combacerebbe più. E come ha fatto quest'uomo senza computer, senza misurazioni, senza nulla, senza un teodolite, senza una bussola, senza niente, a fare una cosa di quel genere? È una cosa che mi ha affascinato fin da piccolo, come dicevo prima. E questo è vero, è un uomo che ha dovuto organizzare un cantiere. Voi immaginate quel che è un cantiere di quel genere? Non è soltanto gente che impila pietre, è una città che vive. Questi uomini hanno bisogno di mangiare, quindi delle cucine, ha bisogno delle latrine, e le latrine le ha fatte sicure perché solo dopo 5 minuti c'era colera. Questi signori avevano bisogno di un corpo di guardia, voi immaginate quelle che potevano essere le dispute. Poi c'era la direzione dei lavori e poi c'era l'infermeria, cioè è tutta una città che vive. Quindi quest'uomo doveva tutti i giorni organizzare questo, in più il lavoro, un lavoro che doveva essere molto ben congegnato. Perché molto ben congegnato? Perché se noi pensiamo che il nostro amico Erodoto, di cui abbiamo un sostenitore qui in sala, ha detto che la piramide è durata, la costruzione è durata 20 anni, io dico già 25, ma se è vero che è durata 25 anni, abbiamo un numero di massi orari spaventoso. Sapete come si fa a fare il calcolo? Basta la divisione, quello che abbiamo imparato all'elementare. Pensiamo a 25 anni lavorando 7 giorni su 7, mai una malattia, mai una rivolta, mai un problema politico, mai del maltempo, mai niente, mai una guerra, mai nulla. Cioè 25 anni idilliaci, ideali. Lì possiamo sapere quanti giorni di lavoro ci sono, 25 per 365, moltiplicandolo per 10, che sono le ore lavorative. Un'ora si calcola il cantiere, 10 si lavorava, un'ora per riposo, per venire via. 10 ore, quindi possiamo sapere quante ore in 25 anni. Se moltiplichiamo per 60 anche i minuti. E cosa ne facciamo? Se dividiamo quei minuti per 3 milioni, per andare alla cava, prendi la pietra, tagliala, tirala fuori, portala giù, tagliala di nuovo, rimettila a posto fino magari a 100 metri d'altezza, quanto tempo abbiamo? 2 minuti. Fate il conto. È impossibile. Allora, com'è possibile arrivare anche a questo? È perché ci sono tutta una serie di sistemi che hanno permesso questo. Adesso vediamo intanto la prima cosa che credo di essere stato il primo, anzi sono soltanto il primo ad avere pensato al tracciamento. Il tracciamento orizzontale, cioè dove andiamo a piazzare la piramide. Questo tracciamento è un tracciamento fatto in una maniera strepitosa. Oggi, con i nostri strumenti, cioè con quello che uso in cantiere, teodolite e tacheometro, non riusciremo a fare meglio. Voi pensate che l'errore, possiamo chiamarlo così, è pari a 2 primi di grado.
Voi direte, mo, sarà poco, ma boh, quanto poco, lo vediamo insieme. Ognuno di voi ha un orologio e tra le ore 9 e le 12 avete 15 tacchette, che sono le tacchette dei minuti, ma tra le 9 e le 12 c'è anche un angolo retto, cioè 90 gradi. Quindi vuol dire che ogni tacchetta del vostro orologio fa 6 gradi. Quindi prende la tacchetta, la divide per 6 e trovate già qualcosa che vedete con la lente. Quella roba che vedete con la lente la ridividete in 60 parti. E gli egizi si sono sbagliati di solo 2 di quelle parti lì. Un miracolo. Ma non avevano niente. E come hanno fatto? Allora vediamo come possono aver fatto. Il tracciamento orizzontale ha almeno 3 obiettivi. Il primo, che è questo. La piramide deve essere perfettamente orientata verso, come lo è, i 4 punti cardinali e facciate. Il secondo obiettivo è che deve essere un quadrato perfetto. Voi direte, ma basta fare linee così. No, perché un quadrato potrebbe essere anche un rombo con 4 lati uguali. Voi non ve ne accorgereste affatto su misure di questo genere. L'unico modo per saperlo è quello di misurare diagonali. Ah, peccato. In mezzo c'è una montagna di 15 metri d'altezza, di roccia che non si può togliere, che è una casa di 5 piani. Quindi i tizi ai 4 angoli non si vedono. E voi come fate? Non vedete? Come le misuriamo queste 2 diagonali? Hanno risolto anche quello. Ho trovato come hanno fatto. Terzo obiettivo, che i 4 angoli siano complanari, cioè sopra sì, sotto no. Voi sapete che le 4 pietre angolari della piramide di Cheope, misurate oggi con gli strumenti, danno una differenza di meno di 2 centimetri, meno di un pacchetto di sigarette. Come hanno fatto senza nulla? Ecco, brevemente, questi signori, io adesso no, ho una cosa, non voglio essere molto lungo, ci sono, nel libro lo dico chiaramente, questi signori hanno ritrovato il nord facendolo con un bastone. Normalmente la gente pensa che, tutti gli egittologi hanno detto che il nord è stato trovato con la merchette. La merchette sarebbe una specie di strumento che gli egizi avrebbero usato cercando il nord. Ma il problema della merchette è questo, che è un murettino tondo che, sul quale operano 2 personaggi. Ecco, è un po' questo. Ecco, questa è la merchette. Ecco, questo murettino che voi vedete lì, sono 2 personaggi, funziona così. Allora, c'è un personaggio che ha una specie di forchetta in mano e dovrebbe mirare una stella, quell'altro che ha la canna da pesca dovrebbe immettersi tra la forchetta e la stella, e con quel sistemino lì dovrebbero trovare un punto sul muretto che sarebbe poi da riportare per terra dove il faraone aveva piantato il picchetto dell'inizio delle misurazioni. Voi pensate che sia una roba precisa a fare così? Ma voi poi potete mettervi tutti i giorni, ma sbagliare di 4, 5, 6 gradi siete già bravissimi. Ma loro hanno sbagliato di 2 primi di grado. Pensate con quella roba lì? No. Quindi non ha fatto così. Allora, il tracciamento, intanto troviamoci il nord. Il tracciamento l'hanno fatto in un modo molto semplice. A parte che prima, se torniamo prima, abbiamo un cielo stellato di questo. Voi immaginate di andare sull'altipiano di Giza la notte, qual è la stella giusta, che sono le stelle circumpolari, quali sono la stella giusta da trovare? Le vedete ferme, cioè diventa una difficoltà pazzesca fare una cosa. Ecco, come hanno fatto? Molto semplicemente. Io ho fatto questo libro pensando continuamente al principio del rasoio di Occam, una cosa tanto che dice che è una cosa tanto più è semplice, tanto più essa è probabile. Hanno fatto così, hanno semplicemente messo un paletto. Adesso non ci addentriamo nei dettagli, nel libro ci sono tutti i dettagli, adesso qui non posso, non ho il tempo di farli. Comunque, il concetto qual è? Un paletto piantato in un blocco, sistemato in un certo modo, in modo che proietti un'ombra. Quando il sole la mattina si alza, proietta un'ombra che la vedete come ombra del mattino. Dopodiché, anzi, ecco, che la vedete come, se funziona, no, funziona, non lo riesco a fare, vedete là l'ombra del mattino,
Dopodiché questo l'ombra gira e quando il sole è al massimo dell'altezza, quelle sono le ore 12 e l'ombra che viene proiettata è esattamente nord. Siete sicuri di questo? No. No. E allora cosa fate? Ebbene, lo riproponete un altro giorno, segnando sempre con precisione quest'ombra. Anzi, potete aiutarvi con un sistema che io ho sul libro, che si chiamano dei cerchi Hindu. È una serie di cerchi che si mettono intorno al paletto per aumentare la precisione. Dopodiché, che cosa fate? Tracciate il lato est. Perché il lato est? Perché il lato est è il primo a essere tracciato. Tutti gli egittologi sono d'accordo. Perché il primo? Perché trovare est e ovest come punti cardinali è difficile. Nord lo troviamo con questo sistema. Quindi il lato andrà da nord a sud o da sud a nord. Più che altro da sud a nord. Tiriamo una linea, questa corda che parte dal primo paletto e che va verso nord. Naturalmente la faremo spostare in modo che la corda copra il trattino che ho fatto all'inizio, questo momento. C'è nessuno che ha un puntatore che funzioni lì? Allora è il mouse? Sì. Ma non vedo tutta la cosa qui. Ecco qui, diciamo, in questa parte qui c'è una... come si chiama? Non riesco. Va bene, comunque la parte si parte dall'inizio col picchetto e si va al nord. Là, facendolo spostare a destra e a sinistra, si trovava una linea e questo era il lato est. Siamo sicuri di questa qui? No. E come facciamo a essere sicuri? Piantiamo dei paletti, ne ho messi soltanto tre lungo il percorso, ma se ne può mettere molti di più. Tutti questi si mettono naturalmente, si fa lo stesso cosa dell'ombra. E quando arriverà mezzogiorno, la corda dovrà essere sull'ombra di tutti questi paletti. E se lo sarà, quello sarà un lato est giusto, da nord a sud, da sud a nord. Dopodiché, naturalmente, si procede col sistema dei cerchi che gli egizi conoscevano bene, che è questo, col doppio cerchio. Pensate che questi cerchi qua ci sono ancora sul posto. Georges Guillon li ha trovati. Ci sono ancora le tracce di tracciamento. Col doppio cerchio, che è un sistema antichissimo per fare l'angolo retto, che abbiamo imparato tutti alle scuole elementari, si può tracciare un angolo retto perfetto. E con questo modo loro l'hanno fatto. E hanno fatto un tracciato, prima il lato nord, poi il lato sud e poi anche il lato ovest. Scusate, fermo un attimo lì. Adesso abbiamo la base della piramide. Io mi rendo conto che devo saltare per una questione semplicemente di orario, devo saltare un sacco di passaggi e mi rendo conto che voi farete un sacco di domande e dice: ma come mai? Sì, ma lì come funziona? Io posso dopo essere disponibile a qualsiasi tipo di risposta su qualsiasi tipo di domanda, rendendomi conto appunto di questa estrema sintesi che devo fare. Qual è allora? Ecco, tracciamo i lati, dopodiché il grosso problema qual è? Il grosso problema è il problema del tracciamento verticale. Tracciamento verticale che cos'è? Nessun egittologo ha mai nominato il tracciamento verticale. Ed è una cosa essenziale. Io in cantiere tutti i giorni facciamo, più volte al giorno, e sicuramente l'hanno fatto anche loro. Tracciamento verticale: se voi vi fate il garage dietro casa, l'impresa vi traccia il garage per terra e mentre viene su verifica che non lo faccia storto e lo fa almeno col filo a piombo, se non con lo strumento. Ma una piramide col filo a piombo come può farlo? Non funziona il filo a piombo. E abbiamo detto che se sfalsiamo di un grado solo ci sono dei grossi problemi. E come facciamo ad andare su? Ci vorrebbe il tracciamento verticale. Che cos'è il tracciamento verticale? Prendere quattro corde, quattro cavi, piazzarli a 150 metri d'altezza, cioè l'altezza della piramide finita, e tenderli fino alla base. Già, ma chi lo tiene? Chi lo tiene? Per 25 anni di cantiere? Cioè,
ci sono tante possibilità, ecco, che è questo. No, questo, ecco, questo, scusate, torno un attimo indietro, queste erano le, ancora sul tracciamento alla base, era come sono state misurate le diagonali, prima non l'ho detto. Semplicemente c'è una montagna in mezzo, vedete, più 15 metri, lì c'è una, ho pensato a una torretta, perché le diagonali di una piramide sono uguali anche loro, quindi hanno costruito una torretta sulla montagnola, su quale hanno messo un paletto con un anello, una specie di anker, hanno teso quattro corde e soltanto quando le quattro corde erano uguali, il quadrato era proprio un quadrato. E come hanno fatto a fare i quattro lati, i quattro angoli perfettamente conplanari? Con l'acqua. Hanno fatto un canale intorno. E cosa hanno fatto? Hanno messo dell'acqua, che sappiamo tutti andare, essere sempre in piano, hanno segnato un punto dove l'acqua doveva essere, sempre che se l'acqua va giù per effetto dell'assorbimento terrestre, per effetto dell'evaporazione solare, l'acqua dobbiamo controllare che sia sempre alla stessa altezza. E poi che cosa è successo? Eccolo, tac, andiamo a misurare l'altezza tra il pelo dell'acqua e i quattro blocchi e sollevandoli e abbassandoli abbiamo il livello, quindi i quattro blocchi sono complanari. Ecco, questa è la posizione della piramide e questa è la posizione importante. Voi avete qui a destra il fiume Nilo, che in quel momento era lì, adesso è molto spostato. Avete la piramide con la montagna in mezzo tracciata e a sinistra avete la cava, quello che il nostro amico, un amico mio, Diego Baratono, ha chiamato terzo livello. Terzo livello perché? Per questo. No, terzo livello, scusate, torno qui un attimo. Non mi ci prendere. Allora, quello che è importante del terzo livello è che abbiamo tre livelli. Uno che è quello del Nilo, 15 metri sul livello del mare. Poi abbiamo una salita di 45 metri, che è la base della piramide, e poi abbiamo altri 50-60 metri, che è quello della cava. Perché? Perché gli egizi non erano dei fessi, gli massi non li hanno mai spinti in salita, era molto meglio spingerli in discesa, come dice Diego. Giusto, perfettamente giusto, i massi l'hanno spinti in discesa, perché la cava, e abbiamo le foto, le ha fatte lui, era lassù, ed era ovvio che avessero fatto così, erano mica matti. In più, il fatto di avere una cava in alto permetteva di avere una ed una sola rampa eppure in discesa. Adesso passiamo un attimo, io l'ho anticipato prima, al tracciamento volumetrico. Ecco, il tracciamento volumetrico è questo, cioè di tenere quattro cavi a 150 metri d'altezza. Il grande egittologo Georges Goyon, professore alla Sorbona di egittologia, ha detto semplicemente che è una cosa impossibile da fare. Dice, sarebbe bello, ma è impossibile, e ha ragione. Come pensate di farlo a 150 metri uno che tiene la cordina, i quattro cordini lì? È impossibile. E per complicare le cose ne dovrebbe tendere 8 di cavi, perché voi sapete che la piramide di Cheope è l'unica piramide che non ha le facciate piatte, le facciate sono concave, cioè hanno l'apotema ritirato. E voi pensate di tracciare 4 apotemi su una montagna di quello che abbiamo visto, la montagna di pietre prima, a occhio? Se ne parla proprio. Dovete tracciare anche quelli. E come hanno fatto? Come hanno fatto è stato per me un grande problema, talmente grande che a un certo punto io ho cominciato a passare gli anni cercando tutti i sistemi che potevano aver fatto per fare quel tracciamento, e a un certo punto ho detto basta, non ne posso più, io non so come hanno fatto, me ne frega niente della piramide, avranno fatto in qualche maniera, io però non riesco a capire qual è, e basta, non scrivo più un libro, lo ficco in un cassetto e non se ne parla più. Però tutte le sere andavo a letto con quel pensiero e spesso il mattino mi svegliavo con quel pensiero. E sono passato molto tempo,
E una mattina mi sono seduto sul letto e mi sono detto: ma certo che hanno fatto così, è ovvio che hanno fatto così, ma come vuoi che facessero? Perché mi ero sentito proporre ogni sorta di cose: facciamo una struttura in legno, la mettiamo dentro, andiamo, sì, 150 metri con le strutture in legno, che una struttura in legno oggi può arrivare a 50-60 metri con i sistemi di piastre metalliche che abbiamo oggi, ma con dei legni legati con delle corde in fibra vegetale, dove pensate di andare? 10, 15 metri, 20, ma dobbiamo fare 146? Impossibile. E poi c'è una cosa che taglia a testa al toro: se ci ficcate la struttura di legno in mezzo, non mettete più i massi. Se per metterci i massi dovete toglierla, ma se la togliete, togliete il tracciamento. E allora come facciamo a uscire da lì? Insomma, io non vedevo l'uscita e ho detto: basta, non me ne occupo più. Una mattina invece l'illuminazione, riesco a capire come hanno fatto, e la risposta è elementare. Però in 280 anni di egittologia mai nessuno ci è arrivato. Sarà elementare, ma è così. Ecco, una cosa è certa: senza questo tipo di tracciamento è inutile cominciare a costruire, perché non pensate di fare un mostro di blocchi del genere a occhio. È della serie comincia a impilare che poi vediamo cosa viene, e combinazione salta fuori la prima delle sette meraviglie del mondo. Pensate che sia possibile? Ecco, questo dicevo, e a questo punto che comincia il vero problema: come si possono tendere quattro corde? Guardate che di tutte le ho pensate prima, e la possibilità sono queste: un golfiera, messo di no, oppure chiamare l'angioletto, però non so come si fa, oppure chiamare degli altri da altri mondi, ma non sapevo neanche come si va a chiamare il mago Zurlì, cioè non sapevo più cosa fare. Eppure la risposta è facilissima, ed era questa. Questo mostro spaventoso che vedete lì davanti, ci vorrebbe una struttura centrale, come abbiamo detto, ma non possiamo farla. Quindi, qual è la soluzione? Se i blocchi e la struttura di legno sono in conflitto, perché non facciamo diventare che la struttura è la piramide? Perché non facciamo quello? E facciamo una cosa semplice: la piramide stessa è il supporto di se stessa, e cioè occorre fare una piramide solo più piccola del 10%. Questa piramide la chiameremo piramide interna, e questo piccolo marchingegno, piccolo grande marchingegno, risolve magicamente una serie incredibile di problemi. Eccola, questa tra l'altro l'ho disegnata al CAD ed è perfettamente in proporzione. La piramide puntinata è quella interna, quella del 10% più piccola, le linee, dall'altra parte anche scritto, sono la piramide esterna, e la distanza tra la piramide interna e quella che sarà la piramide finita è una pelle spessa 3 metri. Come funziona? Funziona che, ecco, la piramide interna è il 90% della piramide finita, perché è soltanto il 10% più piccola. Quindi, quali sono i vantaggi? Primo, bastano misure approssimate, non c'è bisogno di diventare pazzi a fare delle misure precisissime. Facciamola al meglio che riusciamo senza impazzire. Quindi cosa abbiamo? Il 90% del lavoro facile tutto insieme, e alla fine soltanto il 10% tutto assieme del lavoro difficile. Ma il lavoro facile li corriamo, abbiamo 2 minuti per masso, cioè abbiamo. E difatti cosa facevano? Venivano dalla cava. I massi non erano squadrati, tutti pensano che le piramidi siano fatte come tante zollette di zucchero belle squadrate. Falsissimo! La piramide internamente sono dei blocchi come da spacco di cava. Soltanto la pelle fuori era liscia, soltanto i corridoi dentro lo sono. Tutto il resto è materiale da cava così com'era. Ecco perché ci riuscivano. Quindi partivano dalla cava, spaccavano i massi e uno infila l'altro,
arrivavano giù e riempivano. Questi massi venivano stesi sulla piramide dove si era arrivati e formavano quindi dei massi regolari con degli interstizi tra un masso e l'altro. Come venivano riempiti? Con una malta a forte coesione, forse quella immaginata da Joseph Davidovitz, che teneva insieme i massi. Facevano una gettata di questa malta sopra che veniva, solidificava, quindi faceva una specie di piano che serviva per mettere i massi successivi. E i massi arrivavano uno in fila all'altro, quindi nei due minuti si stava ampiamente. Quindi diciamo che il vantaggio della piramide interna è di fare, bastano delle misure approssimate. La seconda, non c'è bisogno di squadrare i blocchi, così come vengono, vengono, li buttiamo lì. L'estetica ovviamente non conta ancora. Il terzo vantaggio, molta facilità di montaggio, mica stai lì a perderci tanto tempo, lo avvicini e buonanotte. 4. Assenza di smaltimenti e di smontaggi. Se io faccio una struttura esterna, come molti propongono, una struttura delle rampe esterne, non soltanto devo andarmi a cercare la cosa in cava, non soltanto devo costruirmele, non soltanto queste strutture esterne mi impediscono di misurare ogni minuto se la piramide viene giusta, ma mi impediscono anche di finirla. Poi alla fine, per sopramercato, devo pure smontarle e pure smaltirmele. In più, per fare quelle rampe lì, hanno un volume tale, io me lo sono calcolato tante volte, che sovente supera di 2 o 3 volte quello della piramide. Quindi bisogna decidere se volete farvi la piramide o far solo le rampe. Insomma, è una roba assolutamente inapplicabile. Mentre qui non abbiamo questi problemi, assenza di smontaggi e di smaltimenti. Quinto vantaggio, riduzione ovviamente. Dicevo, ma avevano tutto il tempo che volevano. Mica vero, mica vero. Perché se era vero, e magari secondo me non è, ma che avevano, che veniva poi l'altro faraone dopo, cioè senti, adesso finiamola in fretta che ho da farci la mia piramide. Quindi il tempo infinito non è che ce l'avessero, probabilmente no. Anche perché poi erano degli sforzi enormi dal punto di vista anche economico e anche di impegno di lavoro, tali per cui non è che potevano durare all'infinito. 6. Riduzione degli addetti specializzati. Lì bastano dei manovali che portino giù. Possibilità di correggere eventuali errori, che nell'altro non possiamo, se noi costruiamo subito il definitivo, non possiamo sbagliarci. Creare una rampa avvolgente in negativo. E già, perché una rampa avvolgente? Perché, seguendo l'idea di Diego, che è quella di portare dalla cava sopra i bassi, io ho scoperto una cosa semplicissima, semplicemente analizzando il solido piramide. La piramide, lo sapete, che al 20% dell'altezza rappresenta già il 50% del volume, e con un ulteriore 20% di altezza voi siete arrivati all'80% del volume, e tutto il resto è solo il 20%. Ci ha pensato mai nessuno, ma è una cosa di geometria, eh? È una cosa semplicissima, e loro l'avevano assolutamente capito. Dal terzo livello, scendendo con la loro rampa, loro scendevano. E quando sono arrivati con la rampa in piano, cioè mai un momento in salita, mai nemmeno uno in salita, altro che frustati in salita come ci fanno vedere i filmacci americani, mai nemmeno uno in salita, e senza una rampa, senza nemmeno una curva, tutta dritta, questo avevano fatto il 60%. E dice sì, però dopo quando arriva in piano e il resto, ed è proprio per il resto che nel tempo si fa una mulattiera attorno, perché attorno alla piramide interna si può scavare una mulattiera. Ma questa mulattiera, questa strada, questa rampa, ma questa rampa è una rampa negativa, cioè non è materiale in più e lavoro in più, è materiale in meno e lavoro in meno, però me la trovo lo stesso, non viene tanto bene, non importa, tanto poi la copro. Creare una rampa avvolgente in negativo. Ecco, questi sono i tempi. 20 anni per fare la piramide interna e 5 anni per fare soltanto ed è in proporzione, il disegno in proporzione. Ecco, questo è il famoso terzo livello fotografato da Diego.
Come si vede, ci sono adesso la fotografia, logicamente bisognerebbe farne vedere diverse, ci sono degli evidentissimi segni di cava. Probabilmente lì la montagna era molto più alta e gli egizi l'hanno dovuta naturalmente scarnificare molto, quindi hanno abbassata, perché tutto quel volume che c'è nella piramide prima era lì sopra. Eccola, terzo livello è lì, la cava, e con quella freccia è il percorso della rampa, quindi come vedete una rampa dritta e tutta in discesa. Perché la rampa al terzo livello, perché è meglio fare in discesa, come dicevamo, che in salita. Ecco, questa è una foto satellitare. Come vedete Diego fa una segna sulla mi ha fornito questa fotografia e segnato questa rampa, che ha proprio questo andamento. Come vedete non c'è neanche una curva. Ecco, questi sono i segni di cavatura, li vedete questi segni qua? Adesso io ho difficoltà a usare il mouse, per darvi un po' piccolo qui. Ecco, questi segni qua, li vedete? Questi qui sono segni evidentissimi di cavatura. Questi, questo qua, questi qui. Usavano la tecnica cosiddetta la tavoletta di cioccolato, cioè facevano dei canali in un senso, dei canali nell'altro, veniva fuori la tavoletta di cioccolato, scalzavano il quadrotto di cioccolato senza stare a tagliare niente, così come veniva, ecco, funzionava così. Ecco, questa è una fotografia satellitare con le curve di livello, fatta da una fotografia che ci ha fornito l'ESA. Ecco, questa è la solita piramide adesso. Cava del terzo livello, ecco, questa è la sezione, lo vedete? Là abbiamo, laggiù abbiamo, questo sono i famosi 15 metri di cui si diceva, questa è la piramide, questi sono gli 850 metri che separano la piramide dalla cava, e questa è la cava come oggi a 110 metri, ma prima era sicuramente una montagna, perché il volume che c'era qui è stato portato lì, molto semplicemente, e solo in discesa, mai in salita nemmeno una volta. Ecco, vedete questa qui? Era la cava, ci sono ancora le cave, quella è una fotografia, eh? E lassù c'era il sistema della tavoletta di cioccolato, cioè venivano fatte degli scanali ortogonali uno con l'altro, venivano scalzati quei blocchi, cioè le cose di cioccolato, quelle che noi chiameremo il cubetto di cioccolato, e venivano portati giù così come erano. Ecco, queste sono le piramidi, e là, ecco, come venivano trasportati? Allora, questo io so di essere in disaccordo con molti altri, ma per me questo è quello che Erodoto chiama il sistema dei legni corti. Molto semplicemente, per il trasporto loro usavano quello che io ho chiamato una ferrovia rovescia. Oggi noi abbiamo le traversine del treno che poggiano per terra, sulle quali vengono imbullonate le rotaie. Ebbene, io facevano il contrario, mettevano le rotaie di sotto, perché erano più lunghe, avevano una base d'appoggio maggiore, e le traversine venivano messe di sopra semplicemente per posate negli incastri. Vedete che qui ci sono degli incastri? Ebbene, venivano semplicemente incastrate lì dentro, e la traversina vista da davanti aveva questo aspetto qui. Perché quello? Perché queste traversine, passando sopra i pesi, si spezzavano ogni tanto. Ma se fossero state di sotto, a sostituire si diventava matti. E io ci ho pensato, in cantiere si mettono di sopra. In più, facendo le traversine di sopra, hai un vantaggio enorme, perché in curva non devi seguire una curva precisa come il treno. Una curva così è sufficientissima. Ed ecco, questo è il pattino, ed è lo slittone che loro si facevano, che abbiamo ritrovato gli slittoni. Eccoli qua, trovati negli scavi. Questi slittoni quindi camminavano in maniera ortogonale, cioè le traversine erano così, il pattino dello slittone era così, la superficie d'appoggio era pochissima, era l'incrocio dei due, del pattino con la traversina, quindi era pochissimo, però sostenevano tutto il peso, e per farlo scorrere probabilmente foderavano il pattino sotto di una lamina di rame che veniva cosparsa di grasso animale, quindi scivolava benissimo. Non c'era, e poi in discesa, per cui non c'era nessun problema, anzi al massimo bisognava forse frenarla un po'. Ecco, vedete il blocco montato sulla slitta, che a sua volta è montato sulla rotaia. Un sistema semplicissimo, talmente semplice che se voi andate a vedere in Valle d'Aosta o adesso, ci sono ancora degli alpeggi
che portano il fieno a valle con questo sistema. Si usa ancora oggi. Ecco, come venivano gli unici blocchi che non sono portati dalla cava vicino sono quelli dello Zed, quelli della camera del re. Quelli sono in granito. Già, il granito dove l'hanno preso? E l'hanno preso 850 km più a sud, cioè ad Assuana. Porco cane, ma Assuana vuol dire la distanza che fa fra Milano e Napoli. E non c'era l'autostrada del sole, e non c'era neanche il camion, e non c'era neanche le gru. Però c'era il Nilo. Cosa hanno fatto loro? Hanno pensato, e sicuramente hanno fatto così, io ho visto anche una rappresentazione che non sono riuscito a trovare, quindi non ve l'ho messa perché non l'ho più trovata, una rappresentazione egizia di una barca gemellata. Cosa avevano fatto? Avevano preso, sapevano che le zattere hanno un bel capacità di carico perché la zattera è piatta, però la zattera per effetto del principio di Archimede galleggia poco, come la carica affonda. La barca invece è un altro problema. La barca galleggia molto bene, sempre per il principio di Archimede, ma ha il problema che non la posso caricare perché c'ha un ventre, c'ha una stiva che non posso caricare perché non la gru. Loro cosa hanno fatto? Ci hanno fatto una zattera imbullonata su due barche. Avevano la stabilità del catamarano, la facilità del carico della zattera e portavano giù. E perché perché la barca non si rovesciasse, sapete cosa facevano? Prendevano una pietra bucata, la legavano a una corda dietro la barca, la buttavano in acqua. Questa pietra trascinava sul fondo, quindi aveva due vantaggi. Il primo, di tenere la barca sempre dritta, senza spostamenti in questo genere. Il secondo, di frenarla nelle rapide. Ed era un sistema semplicissimo, sempre secondo il principio di Ockham, semplicissimo. Come funzionava la barca di fianco? Ecco, la vediamo qui, in un'animazione. Ecco, la barca galleggiava sul Nilo così. Semplicissimo, una roba semplicissima. Perché poi alla fine queste zatteroni, siccome non erano usabili per altri motivi, e siccome la zattera era soltanto legata, si legavano alla zattera e ritornavano due barche normali. Ecco. Le barche potevano tornare divise. Adesso c'è il problema del sollevamento dei blocchi. Come ho detto, e questa è una cosa di cui mi prendo la responsabilità intellettuale, tutti quelli che si sono avvicinati alla piramide hanno pensato come i blocchi siano stati sollevati. La domanda è: ma come ha fatto a sollevarli? Tutti vi siete fatti quella domanda, tutti, ma non solo voi, tutti gli egittologi, insomma tutti quelli che hanno visto questo problema. Ecco, è solo il momento che voi dite la parola sollevare, siete già, me ne assumo la responsabilità, sulla cattiva strada, perché gli egizi non hanno mai sollevato nulla, per il semplice motivo che non potevano, poverini, non sapevano, non avevano i mezzi, loro potevano solo esclusivamente trascinare e basta, non potevano fare nient'altro, anche perché alcuni blocchi della camera del re pesano 70 tonnellate, cioè 3 tir dei nostri di oggi. Impossibile. L'unica cosa che potevano era trascinarle. E qual era stata la loro genialità? Qual è stato il genio, una delle cose geniali di Emiuno, il direttore dei lavori? È stato quello di aver trasformato l'altipiano di Giza in una gru. Ce ne vuole di cose di intelligenza per fare una cosa così. E ci è riuscito senza sollevare mai niente. Ecco, gli egizi non erano in grado di sollevare niente. E come ce l'hanno fatta? Ecco, di trasformare il territorio in una gru. Come hanno fatto? Ecco, questo è quello che dicevamo prima. A 30 metri d'altezza, che è il 20% dell'altezza, lo vedete a destra, qui, lo vedete qua, il 20%, abbiamo già fatto quasi il 50% di volume. E al 41% di altezza,
cioè a 60 metri, abbiamo fatto quasi l'80%. Tutto il resto, che sono 80 metri di altezza, vale solo circa il 20%. Quindi, da lì gli egizi, e da questa osservazione, ognuno ha ricavato, cioè il direttore lavori, ha ricavato il sistema di trasporto, pensando a questa cosa qua. Ha detto: dov'è il difficile? Il difficile è subito, poi è più facile. Allora che cosa faccio per aggiustarmi? Beh, faccio questo. Lui si era fatto già questo ragionamento. Il 2%, massimo il 2%, io ho fatto questa misura qui per far vedere la differenza, sono i volumi enormi, sono pochissimo per cento. Pensate che soltanto la camera del re di intorni sono 150 pezzi di granito, contro i 3 milioni che è la piramide. Niente. In più hanno cominciato a fabbricarli, a montarli a partire dal 14° anno di cantiere. Quindi hanno avuto 14 anni per fare 140 pezzi, cioè 10 l'anno, un al mese si faceva, non 2 minuti, un al mese. Quindi era molto fattibile, i pezzi sono quelli. Partendo da questo ragionamento, lui che cosa ha pensato in uno? Una cosa semplicissima, ha detto: beh, l'80% lo faccio partendo da su e scendendo alla piramide, tanto devo coprire soltanto i primi metri, quello che io ho fatica a fare, ma uso la rampa in discesa. Per il resto mi faccio, mentre vado su, mentre la costruisco questa piramide interna, mi faccio una stradina attorno, come una mulattiera, che mi servirà dopo. Dì, ma portare quelli della camera del re come lo facciamo? Che sono arrivati appena lì al porto, li hanno sbarcati, 150 pezzi, alcuni pesano 70 tonnellate. Come cavolo li portiamo lassù? Tenete presente che al Nilo siamo a più 15 sul mare, diciamo 0 di cantiere. Abbiamo 50 metri da superare per arrivare alla base della piramide, ma la base della camera del re è a 43 metri, quindi dal Nilo dobbiamo fare 93 metri di sbalzo. E come cavolo facciamo ad andare lassù? Chi li porta? Marzulli? No. Che cosa è successo? Vicino al porto loro hanno cominciato a fare una strada, una pista semicircolare, la vedete qui sotto, che ha un diametro di 2 chilometri, perché andava dal porto fino lassù al terzo livello, cioè portavano i massi al terzo livello, ma la pendenza di quella strada, essendo uno sviluppo di 3,5 chilometri, era del 2%. Ogni balcone di casa vostra ha il 2% di pendenza per lo scolo dell'acqua, eppure voi lo vedete piano. Quindi praticamente in piano, questi portavano quasi in piano, sarebbe impercettibile, dal porto fino al terzo livello, e dal terzo livello avevano una rampa diritta che guarda caso finiva, perché se l'avevano fatta apposta, proprio dove c'era lo Z. Quindi loro portavano su questo masso facendogli fare questo giro, facevano la rampa diritta senza curve, senza problemi di curva, senza niente, e la rampa, il pezzo andava a posizionarsi esattamente su dove doveva rimanere. Quindi ecco la trasformazione del territorio in gru. Tiriamo un po' su. Sì. Ecco, questo è il tracciato. Questa è la rampa, che lo vedete praticamente in discesa in piano. Questa è la piramide interna con la strada che gira attorno. Eccola lì, questa è la strada che gira attorno schematizzata così. Era una strada di quel genere che aveva, e quindi vedete è scavata nella massa, quindi non è lavoro in più, è lavoro in meno, è materiale in meno. Questo qui, ecco la rampa avvolgente che parte dal porto, la vedete, parte dal porto, che è questo qua, fa tutto questo giro qui e arriva fino al terzo livello e poi va lì. Eccola qui, a questo punto, ma ecco, quando la roba era sopra con la rampa diritta si andava alla piramide. Esatto, ecco, pensate, questa è una fotografia interessantissima, perché qui siamo, una fotografia che ha fatto Diego, che è siamo al terzo livello, guardate la piramide di Cheope come la vediamo,
Cioè nel piano siamo proprio all'altezza dello Z. Ed è interessantissima sta foto, perché fa vedere esattamente la situazione. E gli egizi lo sapevano benissimo questo. Ecco, questi sono i blocchi che sono rimasti, per rispondere a Petrucci che ieri sera mi chiedeva. Ecco, questa, adesso facciamo il cantiere veloce, andiamo veloce. Questo è l'inizio del cantiere, tracciata dal quadrato di partenza, si parte. Si parte, questa è la montagna che c'era in mezzo. Questa, ecco, si incomincia con la piramide interna, cioè si costruisce questa parte e questa sarà quella futura, a distanza 3 metri. Dopodiché, ecco come venivano fatte. Dalla rampa del terzo livello venivano pose le pietre, prima quelle di bordo, poi venivano messe quelle in mezzo, poi veniva, quando era finita, spostavano la rampa, ecco così, nuova rampa e ricominciavano. Facevano così, molto semplicemente, senza fare nessun tipo di problema. Questa è la rampa, la vedete il pezzettino di rampa che comincia, quella esterna, quella avvolgente. Qui siamo a 5 metri di altezza, vedrete, non sto a dirlo, lo potete leggere voi. Questa è la quota che raggiunge, questi sono i mesi di cantiere che sono trascorsi e queste sono la percentuale dei lavori finiti. Allora se andiamo, ecco questa è la versione generale. Ecco, nel secondo corso sono 15 metri, 67 anni, vedete che la rampa sale, si arriva alla camera della regina, eccola qui la camera della regina che stanno montando, dopodiché andiamo avanti, abbiamo la camera del re, questo è l'ultimo momento in cui si usa la rampa esterna, che sarebbe questa, è l'ultimo momento, dopo, da questo momento in poi la rampa esterna diritta non serve più, quindi verrà smontata e tutto il materiale con cui essa è composta verrà portato su con la mulattiera per fare il resto, il 20% rimanente. Ecco, qui siamo a 43 metri, no scusate, qui siamo, vedete che lo Z è quasi scomparso e la stradina attorno continua ad andare avanti. Ecco, questo è l'ultimo momento in cui c'è quella rampa esterna, questa qui, vedete, è l'ultimo, e dove c'è la rampa è più grossa, dopodiché si continua e la rampa esterna non c'è più. Si continua, qui siamo arrivati a 80 metri d'altezza, qui siamo arrivati a 111 metri d'altezza, la strada continua a salire, là ci sono i mesi, là ci sono le percentuali, e poi arriviamo alla fine. Siamo alla fine della piramide interna, 138 metri. E qui che cosa facciamo? Ci mettiamo il famoso pennone, perché ci servono le famose misure. E cosa abbiamo usato per farlo? Aspetta, non torno indietro. Vabbè. Non riesce a tornare indietro, no? Vabbè. Comunque sopra si mette questo pennone che ha di nuovo l'anellone dentro il quale si passano i cavi e qui di cavi ne passiamo 8, 4 per gli spigoli e 4 per gli apoteli. Eccolo qua, questa è la piramide, la cima della piramide col pennone e i cavi tesi. Quindi abbiamo, lì sì che non possiamo sbagliare, perché adesso il tracciamento per fare la piramide definitiva ce l'abbiamo. Questa è vista da più in alto con la struttura, ecco, dopodiché questa è la piramide interna con i cavi tirati e noi abbiamo già la piramide finita davanti agli occhi. Cominciamo, ecco, la vedete, questo è chiarissimo, la vedete che la piramide ha qui un incavo, questo è perché le facciate non sono piatte, sono incavate, quindi c'è l'apotema diverso e certamente non si poteva fare a occhio. Ecco, questi sono i 4 apoteli diversi. Questo è l'inizio della piramide esterna, andiamo avanti. Ecco, questa è la stessa figura di prima, dove però adesso comincio a fare la parte esterna. Eccola qui, il blocco di finitura. Tra l'altro, abbiamo visto le foto, sono proprio così, fatti così. Ecco, il montaggio dei blocchi avveniva in questo modo. Adesso abbiamo i 4 cavi che fanno, questo è visto dall'alto, abbiamo i 4 cavi qui che fanno... Quello che noi dobbiamo costruire è soltanto questo corridoietto che voi vedete attorno, ed è in scala, perché tutta questa parte in mezzo, voi l'avete già fatta, avete gli spigoli, abbiamo tracciato gli apotemi, abbiamo tracciato gli spigoli, e cosa facciamo? Facciamo come i carpentieri oggi, quando fanno il muro in casa, traccio una legnola, una cordicella da un all'altro, ma siccome i cavi principali voi li avete, tracciate una cordicella e il livello delle pietre viene dritto. Semplicissimo. Eccoli qua i blocchi, quello che resta, questo è un blocco di quello che resta, sono proprio fatti così. Andiamo avanti, il tunnel. E già, perché io quando faccio il primo giro delle pietre dico, porca bestia, adesso cosa faccio? Ho fatto il primo giro di Bucchesi e il tunnel...
chiudo, ma è difficile. Il tunnel viene di conseguenza, perché la stradina che sale verrebbe coperta dal mio giro di pietre. Quindi comincio a fare un piccolo tunnel. Eccolo qua. Questa è la stradina che ho. Quello che voi vedete qui è il livello attuale della facciata, e quello che qui che vedete la facciata, quello che oggi vediamo è questo. Ecco, la facciata finita era questa. Ecco il tunnel come viene fatto. Viene fatto in una pietra sola, perché non potete mettere delle centine. Se mettete le centine non potete usarlo subito. Loro hanno bisogno di usarlo subito. E questa è la piramide. Pensate che mostro è sta roba. Ecco, adesso vi dico, voi mi dite, è già bello te, ma il tunnel mica l'hanno trovato. Mica c'è il tunnel. E invece c'è. Questo è il lavoro che ha fatto Dassault, facendo il famoso sistema delle fotografie termiche, in cui si vede benissimo che ci sono degli spazi vuoti fatti a spirale. Questo è il montaggio fatto a computer della spirale, e più tunnel di quello si muore, eh? Ma in più non basta, c'è qualcuno che ha detto andiamo a vedere se esiste, e facendo una ricerca molto prolungata, non salto molti passaggi se non arriviamo più, eccola qui la piramide, c'è un certo signore che si chiama Bob Breyer, che è un archeologo americano, il quale ha trovato un buco nella piramide a 80 metri d'altezza. 80 metri, è andato a ispezionare, è andato su con un cineoperatore e con un alpinista, perché se no andava giù anche lui. Guardate che foto strapitose che sono queste. Questo entra nel buco, entra dentro la piramide, c'è il tunnel. Ha detto volete diventare ancora più matti? Guardate che forma, guardate questo è il soffitto e guardatelo là, il tunnel che comincia. Andate via subito la foto e guardate come l'avevo pensato io. Ecco, questo è il tunnel che comincia, piramide interna che è là e piramide esterna, e questo è lo spazio di lavoro. E eccolo, io ho fatto uno spazio così triangolare che è proprio quello che abbiamo trovato nella realtà, nella piramide, proprio quello. Questo è lo spazio di lavoro. Lo spazio di lavoro avevano 7 metri di spazio, e man mano che il lavoro procedeva, questo era i blocchi di facciata, man mano che il lavoro procedeva il tunnel. E quindi senza, questo è l'angolo, e l'ho trovato con, pensate, lavorando col 3D, ma il signore Miuno non aveva il 3D, c'era soltanto il cranio, ed è riuscito a risolvere. Io ho dovuto andare col 3D per risolvere questo problema qua, come hanno fatto a fare l'angolo, senza uscire dalla sagoma che è fatta dalla corda. Io ho dovuto usare il 13, non ce la facevo. E questa la piramide, le facciate naturalmente, adesso cerco di andare veloce, ecco, avanzamento, questa è la piramide, che vedete la facciata che sale, poi sale ancora e siamo arrivati alla fine. Adesso ci sarebbe la parte del come si chiama, del piramidion. Io però il piramidion vado velocissimo, questa è la piramide come la vediamo oggi. Non è un affare piccolo, però pensate che questo spazio qui grande come una, è 120 metri quadri, grande come un alloggio dei nostri, eh? Le misure sono enormi, eccolo, la parte culminante della piramide, e questo io lo studio che faccio, devo andare molto veloce, cerco, mi scuso perché capisco cosa dei tempi, ecco, non sono il solo, ma insomma... ecco, questo è il tunnel, adesso se per caso qualcuno ti farà delle domande o magari stasera ci vediamo... ecco, se ci vediamo fuori posso spiegare. Comunque sul libro è spiegatissimo come funziona, e c'è il sistema di diciamo così di ecco, cioè, lavoravano la prima volta che lavorano all'esterno. Questo è il piramidion, che è un centesimo e 100 volte più piccolo della piramide. L'abbiamo perso? Si pensava di sì. Pensate che molto recentemente, scavando intorno alla piramide rossa, hanno tirato fuori un piramidion che è esattamente 100 volte più piccolo di quello di Cheope e non corrisponde a quello della piramide rossa. E probabilmente quello è il piramidio di Cheope, proprio come l'ho immaginato io. E questo come l'ha fatto. Adesso io dico, vado veloce perché non mi posso permettere di sforare più di tanto. Comunque questo è il sistema che loro hanno utilizzato per riuscire ad arrivare alla cima della piramide. Ecco, questo è il posizionamento del piramidio. Dopodiché viene fissato e dopodiché la piramide è finita. Quello che posso dire è che deve essere uno spettacolo meraviglioso. Voi pensate, una piramide in pietra di Tura bianchissima con una fascia di basalto nero, che è quella sopra, il basamento del piramidio che è in basalto nero, e col piramidion che era verniciato in polvere d'oro.
Quindi voi vedevate questa massa enorme, bianchissima, col collarino nero e con la punta in oro. Sarà una roba pazzesca. Signori, io vi ringrazio per l'attenzione, mi spiace di essere venuto. Ho dovuto correre, non mi rendo conto, ma... Complimenti, grazie.